Parliamo oggi di mieloma multiplo perché c'è un'importante novità per i pazienti italiani affetti da questa patologia che non possono essere candidati al trapianto di cellule staminali. L'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, infatti ha appena autorizzato la rimborsabilità dell'anticorpo monoclonale daratumumab in associazione con due diverse associazioni di altri farmaci come trattamento di prima linea per questi pazienti. Noi ne parliamo con un esperto di mieloma multiplo, il professor Michele Cavo. Professore, ci ricorda innanzitutto che tipo di farmaco è daratumumab e come agisce? Daratumumab è il primo anticorpo monoclonale diretto contro l'antigene CD38, una glicoproteina recettoriale e con funzioni ectoenzimatiche espressa sulla superficie delle plasmacellule mielomatose. E non solo, essendo espressa anche su cellule e tessuti ematopoietici, ma anche non ematopoietici. Il meccanismo di azione di daratumumab è duplice. Da un lato è diretto contro il clone neoplastico attraverso uno spettro di attività che sono trasversali e tipiche a quelle degli anticorpi monoclonali, ad esempio la citotossicità e la fagocitosi cellulare anticorpo dipendente. L'altro meccanismo di azione è quello di una modulazione del sistema immunitario che ad esempio può essere ottenuta attraverso una induzione dell'espansione dei T linfociti citotossici. Entrambi questi meccanismi di azioni tra di loro complementari spiegano da un lato la rapidità di azione e dall'altra la persistente azione di daratumumab. La prima delle due associazioni con cui l'AIFA ha appena autorizzato daratumumab è quella con la doppietta lenalidomide ed esametasone, grazie ai risultati di uno studio che si chiama MAIA. Ci ricorda che tipo di studio è e che risultati ha dato? MAIA è uno studio di fase 3 per pazienti non ritenuti elegibili a ricevere un trapianto autologo di cellule staminali. In questo studio il braccio di controllo era rappresentato da uno dei regimi classici per questa popolazione di pazienti, vale a dire lenalidomide ed esametasone, che nel braccio di terapia sperimentale veniva somministrato in combinazione con daratumumab sino a progressione di malattia o discontinuazione per eventi avversi. L'endpoint primario dello studio era rappresentato dalla sopravvivenza libera da progressione o da morte e il risultato è stato pienamente raggiunto. I risultati updatati all'ultimo ASH con un follow-up mediano di circa 4 anni hanno dimostrato come a 4 anni il 60% dei pazienti assegnati a ricevere terapia con daratumumab, lenalidomide ed esametasone risultassero liberi da progressione o da morte con una riduzione complessiva del rischio di progressione o di morte di circa il 45% rispetto al gruppo di controllo. La seconda associazione con cui daratumumab è ora disponibile in Italia per i pazienti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non candidabili al trapianto di cellule staminali è quella con la tripletta bortezomib, melphalan e prednisone, in questo caso grazie ai risultati dello studio Alcione o Alcion in inglese. Di che studio si tratta e che cosa ha evidenziato? Anche questo è uno studio registrativo di fase 3, ancora una volta per pazienti non elegibili a ricevere un trapianto autologo di cellule staminali. Il braccio di controllo è rappresentato da un altro classico regime molto in uso negli anni passati e ancora oggi, sino al momento ovviamente della registrazione delle nuove terapie per questa popolazione di pazienti, vale a dire la combinazione del primo inibitore del proteasoma bortezomib con melphalan e prednisone. Questa combinazione ha rappresentato la terapia di controllo per un totale di 9 cicli. Vorrei ricordare che dal secondo ciclo bortezomib veniva somministrato settimanalmente per via sottocutanea, mentre invece nel gruppo assegnato a ricevere una terapia sperimentale
alla tripletta veniva combinato l'anticorpo monoclonale anti-CD38 daratumumab che dopo i 9 cicli di terapia di induzione veniva proseguito sino a progressione di malattia o discontinuazione per eventi avversi. Anche in questo caso l'endpoint primario dello studio è stato raggiunto, la progression free survival è risultata essere di circa il 60% ridotta nei pazienti che hanno ricevuto il regime a 4 farmaci rispetto ai pazienti trattati con solo VMP. La mediana di sopravvivenza è risultata di poco meno inferiore rispetto al doppio del valore ottenuto nel gruppo di controllo trattato con VMP. In altre parole, la progression free mediana dei pazienti trattati con daratumumab VMP è risultata essere di circa 3 anni. Ecco, lei ora ci ha raccontato i risultati relativi all'endpoint primario, che era appunto la sopravvivenza libera da progressione. Ma in questi due studi si sono ottenuti risultati altrettanto significativi anche per quanto riguarda gli endpoint secondari? Gli endpoint secondari di efficacia erano la sopravvivenza globale, la probabilità di ottenimento della remissione completa e la negativizzazione della malattia minima residua. Per quanto riguarda Alcyone, abbiamo già i dati disponibili relativamente al raggiungimento di un endpoint secondario di efficacia rappresentato da un significativo prolungamento della sopravvivenza globale, con una riduzione del rischio di morte che è risultata essere di circa il 40% per i pazienti trattati con il regime a 4 farmaci daratumumab VMP rispetto al gruppo di controllo. I dati della sopravvivenza globale non sono invece ancora disponibili per quanto riguarda lo studio Maya. In entrambi gli studi, sia in Maya che in Alcyone, la probabilità di ottenimento della remissione completa è risultata essere di circa il 50%, un valore statisticamente e significativamente superiore rispetto a quello ottenuto con la terapia di controllo, e in entrambi gli studi la probabilità di ottenere una negativizzazione della malattia minima residua con tecniche di biologia molecolare in Next Generation Sequencing e con una sensibilità di 10 alla meno 5, vale a dire una cellula neoplastica in un background di 100.000 cellule normale, è risultata pari a circa il 30%. Professore, per concludere, con l'arrivo di daratumumab in Italia come terapia di prima linea in associazione con queste due combinazioni che abbiamo citato prima, come cambia lo scenario di trattamento del mieloma multiplo punto di nuova diagnosi? Lo scenario cambia radicalmente perché ovviamente per questa popolazione di pazienti si aprono due ottime possibilità di terapia che consentono di ottenere risultati sino a qualche anno fa impensabili per questa popolazione di pazienti, e i dati che ho ricordato in termini di progression free survival del 60% a 4 anni, ad esempio lo studio Maya, o ancora il 50% di probabilità di ottenimento di una remissione completa in entrambi gli studi, o ancora una volta la probabilità di negativizzazione della malattia minima residua pari a circa il 30% in entrambi gli studi, identificano degli obiettivi che sino a pochissimi anni fa potevano essere applicati soltanto ai pazienti candidati a ricevere una chemioterapia mieloablativa con trapianto di cellule staminali autologhe e che invece oggi sono appannaggio e possono essere offerti anche a pazienti che possano ricevere una terapia comprensiva di daratumumab. Quindi non soltanto un'espansione dell'armamentario terapeutico, ma anche la possibilità di offrire risultati terapeutici eccezionalmente buoni.